Allora, stiamo con Vanessa, siamo in via Padova, in periferia di Milano. Lei qui ha un'attività di estetica da anni, è molto conosciuta sul territorio e quindi volevamo capire un po' da lei effettivamente com'è la situazione oggi. Prima domanda, i 600 euro che si guardano? No, no, li ho presi, io sono una di quelle che non ha neanche preso i 600 euro e ve lo posso assicurare e garantire. Non fatturo dall'11 marzo, anzi in realtà grazie alle mie clienti e alla vendita a domicilio che mi sono reinventata, fardata dal 17 di aprile, ma dall'11 al 17 non ho incassato niente, zero, nonostante la mia attività, ovviamente consolidata perché sono 15 anni che sono qui, ha delle spese fisse perché sono in affitto e ovviamente la luce continua cioè devo pagarla comunque. Le mie ragazze sono in cassa integrazione dall'11 marzo. Quante persone hai di qua? Noi siamo in 7. Noi all'interno di questa attività siamo in 7, quindi io di notte non dormo esattamente dall'inizio di marzo, ok? Io chiedo e richiedo, e oggi ringrazio Silvia che sta di nuovo dando voce a qualcosa che avevo già tentato a fine marzo, essendo anche giudicata, perché ovviamente molti pensano che noi non siamo indispensabili. Ribadisco qui perché sono ferma della mia posizione. È vero, noi forse non diamo un servizio indispensabile, ma siamo indispensabili per le nostre famiglie. E per fortuna non sono più l'unica a dire questa frase, ma lo dicono da nord a sud tutti coloro che come me sono disperati. La mia attività non vede l'ora di ripartire, se solo ci dicessero come ripartire. Tu dovresti riaprire da giugno, giusto? Io dovrei riaprire da giugno. Sai, vi sarete confrontate probabilmente tra colleghe. Sapete quali sono le regole per riaprire? No, esattamente no, come non ho preso i 600 euro, no, nessuno ci dice niente. Chiami il medico del lavoro, il commercialista, il responsabile della sicurezza e anche loro, poveri diavoli, non sanno cosa risponderci perché non arriva assolutamente una bozza di quello che potrebbe servire, di quello che dovrebbe essere fatto per poter essere norma. Noi siamo terrorizzati perché noi abbiamo richiesto l'apertura anticipata, ma ad oggi ci stanno avvenendo gli attacchi, comunque d'ansia, perché se ci dicono due giorni prima di riaprire, non sappiamo se quello che abbiamo fatto in maniera del tutto autonoma, cioè noi ci siamo autogestite e abbiamo deciso di inserire determinati, ovviamente, come si dice, dispositivi per riparare noi e riparare le clienti, ma non sappiamo se è giusto, se è sbagliato, se dobbiamo aggiungere o se abbiamo speso troppo, perché ovviamente in questo momento c'è anche chi sta spendendo molto di più di quello che magari non dovremmo spendere. La sanificazione è obbligatoria? Non lo sappiamo. I condizionatori sono da cambiare? Non lo sappiamo. Ventilano nell'aria un sacco di informazioni. Gente disperata che sta facendosi prestiti, quindi non soldi che comunque ci vengono dati a fondo perduto. Prestiti, ok? Tra l'altro mi hai detto che hai attivato la richiesta di 25.000 euro con la mia banca Intesa, che me l'ha autorizzato, e quindi sto aspettando. Tu cosa chiederesti al governo? Assolutamente dei soldi a fondo perduto, quindi un aiuto per noi commercianti, ma a fondo perduto, perché noi ci stiamo indebitando per spendere dei soldi per dare dei dispositivi alle nostre dipendenti, alle nostre clienti, per un qualcosa che noi non c'entriamo. Io personalmente questi 25.000 euro non ne avrei avuto bisogno e invece in questo momento li ho dovuti chiedere e dovrò ridarli, ovviamente, con degli interessi bassi, ma li dovrò ridare. Ho fermato il mutuo, dovrò ridare le rate con degli interessi, ma li dovrò ridare. Quindi sono tutte agevolazioni false e pretenziose, come ci stanno dicendo. Tu non sai neanche se a giugno potrete ricominciare a lavorare tutte oppure no, insomma, come forza lavoro. Questa è la cosa ancora peggiore, questo è ancora ciò che non ci fa dormire ancora di più a tutte le colleghe e a tutti i commercianti come noi, perché non sappiamo ovviamente ogni tot di metri quadrati quante persone potranno entrare. Non sappiamo ogni quanto potranno entrare, non sappiamo con che costi, perché queste persone si dice che soltanto appena metteranno il piede dentro ci costeranno 5 euro in più.
perché a causa di tutto quello che dovremo acquistare noi personalmente e dare alle clienti, si ventila nell'aria che addirittura ci costeranno 5 euro in più a cliente, quindi non sappiamo nulla. E se è reale che comunque le clienti potranno venire ogni ora e mezza e comunque ogni 40 metri quadrati, io mi chiedo come potrò far lavorare ancora tutta la mia forza lavoro e soprattutto come potrò comunque accontentare la mia clientela che, ringraziando Dio, mi sta aspettando. Perché c'è da dire anche questo, che in giro in questo momento l'abusivismo sta prendendo molto piede e noi che lavoriamo e paghiamo le tasse ci stiamo andando di mezzo. Al governo chiedo, soldi a fondo perduto. Al comune invece che cosa chiederesti? Al comune chiederei immediatamente delle informazioni, di informarci, di metterci al corrente di cosa sta succedendo, di renderci partecipi, perché noi non sappiamo niente, non ci arrivano informazioni. E soprattutto al comune chiederei di bloccare le tasse comunali, di venirci incontro, perché cioè, comunque tutto sta continuando a essere fatturato lo stesso da parte del comune, come se tu non fossi brava, assolutamente, le bollette arrivano lo stesso, cioè, ma poi succedono cose veramente imbarazzanti, ti arrivano ugualmente anche, certo, come assolutamente tassa. Le spese condominiali arrivano lo stesso, tutto arriva lo stesso, eppure io non sto fatturando praticamente quasi niente. Se oggi mi reputo una persona fortunata, perché grazie alle mie clienti ho potuto comunque far affidamento sul loro buon cuore e un pezzettino per una qualcosa si sono comprate, che possano essere le creme, certo, che possano essere comunque qualsiasi altro prodotto che a casa possono utilizzare. Quindi è per questo che io oggi posso essere qua, essere viva, perché molti dei miei colleghi non lo sono più. Quindi Vanessa, mi raccontavi che tu hai subito fatto fare queste, diciamo, barriere in plexiglass e che sei attrezzatissima per poter lavorare. Raccontami un po' com'è andata. Sì, buongiorno a tutti. Io diciamo che già ancora prima del lockdown, il giorno 9 marzo, per diciamo tutelare le mie collaboratrici e la mia clientela, avevamo deciso di mettere le paratie in plexiglass, come potete vedere, per riparare ovviamente l'operatrice e l'utente. Noi lavoravamo già in piena sicurezza prima di tutto questo. Come potete vedere sono strumenti di protezione che avevamo già, che adoperavamo già, e si può vedere da tutte le mie storie, perché fin da subito ho messo al corrente le mie clienti. L'unica cosa in realtà, l'unica accortezza in più, che noi già prima utilizzavamo mascherine chirurgiche per proteggerci, già prima utilizzavamo i guanti, già prima avevamo i kimoni per le nostre clienti, già prima sterilizzavamo rigorosamente con prodotti comunque battericida in modo tale che sterilizzino tutto, abbiamo l'autoclave, ce l'avevamo già prima,